Buongiorno a tutti lettori e lettrici, ben ritrovati sul mio canale. Oggi i libri non arrivano in casa, non sarà il solito book haul dove vi faccio vedere i libri che acquisto, bensì un unhaul, quindi libri che se ne vanno. Quando ho girato il video dedicato al mio bookshelf tour, vi ho fatto vedere un pochino la mia libreria, mi sono accorta che dentro casa avevo tanti titoli che non esercitavano più nessun tipo di legame nei miei confronti, nessun tipo di attrazione, quindi mi sono detta: ma perché continuarli a tenere? L'esperienza di lettura in molti casi è stata positiva, in altri casi meno, però non sono più libri che mi trasmettono delle sensazioni piacevoli o legate comunque a qualche ricordo particolare, perciò ho pensato di disfarmene. All'inizio avevo valutato l'ipotesi di venderli e quindi metterli su eBay o su altri portali per la vendita o lo scambio. Poi però effettivamente mi sono paralizzata all'idea di dover andare a fare ogni volta le spedizioni. Io non ho questo tempo e penso che, anche se sembra una stupidaggine, però impiega del tempo, e perciò alla fine ho deciso che questi libri andranno alla biblioteca del mio paese. Ho preso contatti proprio poco fa con la biblioteca e loro sono disposti a prenderli, anche perché ora li vedrete, sono quasi tutti titoli comunque molto recenti o in ogni caso in ottime condizioni. Penso che se abbiano finito la loro vita dentro la mia libreria, questo non significa che debbano necessariamente smettere di vivere, a prescindere, quindi potranno essere delle belle letture per altre persone. Mi fa veramente molto piacere l'idea che siano in un posto pubblico dove possono essere accessibili, dove altri, possono vivere delle belle esperienze, all'interno di queste storie, di questi universi che sono stati comunque più o meno significativi per me. E poi mi fa piacere sapere che sono in biblioteca, perché qualora appunto volessi riprendere una di queste storie, si trovano comunque vicino casa. Quindi sono molto contenta della scelta che ho deciso di fare alla fine. Ve li faccio vedere, quindi sarà una, così, una carrellata molto molto veloce. Non mi soffermo su questi libri, ve li mostro soltanto perché magari guardandoli a qualcuno potrebbe venire in mente: ah sì, quell'autore però lo avevo tenuto in conto, poi mi sono dimenticato, mi piacerebbe leggerlo. Insomma, può essere una spolverata per farvi venire in mente qualche titolo da approcciare quest'estate, perché no, magari anche andando in biblioteca piuttosto che acquistando. Allora, Nemico, amico, amante di Alice Munro è una raccolta di racconti di questa scrittrice canadese vincitrice del premio Nobel, letto da me qualche anno fa. Ha una penna molto molto particolare lei, è molto brava con i racconti. Le variazioni Bradshaw di Rachel Cusk, lei è l'autrice della trilogia di Kudos. Non mi ricordo i titoli degli altri, e soprattutto perdonatemi, non me li ricordo in italiano perché io l'ho letta in inglese questa trilogia. Comunque è stata scritta da questa autrice, pubblicata in Italia in Audi. Questo invece è un suo vecchio titolo, Mondadori, ma non è assolutamente all'altezza della trilogia successiva, quella di cui fa parte Kudos, di cui vi dicevo. José Saramago, l'uomo duplicato, grandissimo questo autore, vincitore del premio Nobel. Io ho amato tantissimo Cecità, ci trovate una recensione qui su questo canale su Cecità, e ho amato tantissimo anche Caino. Il problema che io ho con questo libro è che è scritto in un carattere per praticamente persone con una ipervista, cosa che io non ho, non so perché Feltrinelli si ostini a stampare ad un carattere così piccolo, non lo capisco. Viaggi nello spazio, sempre edito in Audi, è una raccolta di racconti di autori che sono specializzati nella narrativa fantascientifica. C'è Ballard, Bradbury, Dick e tanti tanti altri. Avevo utilizzato questo libro per un progetto con una mia classe, con la terza dell'anno scorso. L'avevo comprato proprio ad hoc per fare un lavoro sulla fantascienza, sulla narrativa di fantascienza. Andiamo con il prossimo, questo non sono mai riuscita ad andare avanti. Il ladro di voci di Jacob Rubin è la storia di un ragazzo, aspettate che vi dico, in grado di imitare la voce di chiunque alla perfezione, e così diventa una specie di star dello spettacolo. Però ha problemi nel riconoscimento della propria identità. Penso che possa essere anche un bel libro, ma io ho provato varie volte a iniziarlo, ma non sono mai riuscita ad andare avanti. Su questo non mi soffermo, non sono stato io di Daniele De Rossi, ve l'ho demolito abbastanza in un Promossi o Bocciati qualche tempo fa, quindi va bene così.
così. Ah, a proposito di promossi o bocciati, ce n'è un altro che proviene da lì ed è Lupa Bianca, Lupo Nero, libro catalogato come young adult o comunque libro per ragazzi. A me non è piaciuto per niente, questo non significa che ad altri non possa piacere. Questo farà rabbrividire qualcuno. Espiazione di Amicchion. Mi direte, ma perché te lo stai togliendo? Ma perché no? Amicchion è fantastico. Sì, sono d'accordo, Amicchion è fantastico. Però questa è una scelta proprio estetica, assolutamente frivola e capricciosa, perché sapete che Einaudi ha messo a disposizione delle nuove versioni delle copertine dei libri di McEwan, che sono tutte uguali, hanno i disegni come se fossero illustrate a mano, mi piacciono tantissimo. Questa invece è una vecchia edizione e li vorrei tutti uguali, lo so, è un capriccio, però lo posso fare. A questo punto va in biblioteca questa edizione qui. Di Fouad Laroui, Le tribolazioni dell'ultimo Sigil Massi, una storia di viaggio, redenzione e ricerca di una specie di minimalismo di sé, comunque ve l'ho recensito di recente, bello ma non troppo. La vita dispari di Paolo Colagrande, non sono riuscita ad arrivare alla fine. Paolo Colagrande è una scrittura spettacolare, ma per me è troppo pretenziosa, quindi non mi ha preso, fatto troppa fatica e ho preferito abbandonare. Di Franca Valeri, La vacanza dei superstiti, La chiamano vecchiaia, sono riflessioni di Franca Valeri sulla professione, sul teatro, sull'essere attrice e sull'anzianità. E Mark Stacque, Nel giardino di Darwin, di Ilona Jerger, edito Neri Pozza. Questo è un libro che racconta l'incontro tra Darwin e Marx e quindi poi si mettono a confronto i vari punti di vista, però anche in questo caso ho avuto difficoltà a andare avanti, la scrittura mi ha un pochino frenato, però è molto, molto interessante, molto bello come libro. Anche questo ve l'ho recensito qualche tempo fa ed è Watchlist, è una raccolta di racconti tutti sul tema dell'osservare, del guardare, dell'essere controllati, dell'essere spiati. Se vi piace Black Mirror, sicuramente questa raccolta di racconti potrebbe piacervi tanto. L'ho recensita in un indie books, in un vecchio indie books, mi pare, se non mi sbaglio, ma credo di sì. E poi questo è un acquisto recentissimo che è entrato in casa e uscirà, Perché insegnare l'italiano ai ragazzi italiani e come, di Paolo Balboni. Ve l'avevo fatto vedere fra l'altro in un recentissimo book haul, è un libro che dovrebbe dare delle indicazioni sul metodo di insegnamento dell'italiano agli studenti italiani. Io però non ho trovato dentro questo libro delle novità particolarmente risonanti per quanto mi riguarda. Probabilmente a chi si approccia al mondo dell'insegnamento potrebbe risultare molto molto interessante. Io ci ho trovato dentro contenuti che comunque già mi appartengono e che mi sono arrivati da tante altre fonti, quindi non lo tengo più. Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, questo in realtà credo che, no, non l'ho comprato io, l'aveva preso mio marito che poi lo ha lasciato a metà, anche in questo caso, il romanzo da cui è stato tratto Blade Runner, che io devo vergognosamente ancora vedere. Vabbè, a proposito di genere, credo che sia pure questo appartenente al genere fantascientifico, comunque una fantascienza un po' particolare, di Ballard, Il condominio, roba troppo truscia per quanto mi riguarda. E poi Bunny di Mona Hood, questo l'ho preso da pochissimo, pure in questo caso l'avevo preso perché pensavo di consigliarlo appunto ai miei alunni, ma non è una lettura proprio adatta a lettori delle scuole medie, penso, ma non perché non sia adatta perché è chissà che cosa, ma perché credo che a loro non piaccia particolarmente questo tipo di scrittura, questo tipo di situazione, comunque l'ambientazione è un college, sono molto più grandi. Non credo che i miei alunni interessi questo tipo di cosa, e siccome a me non stava prendendo nemmeno la scrittura, quindi no. Questa pila rischia di cadere. Rischia di cadere. Non cadere, per favore. Ok, andiamo all'altra. Nell'altra sono quasi tutti saggi e qualche libro un po' diverso. Ora vediamo. Allora, questi sono due titoli in inglese. Tokyo Ueno Station di Yumiri, che è, anche questo ve l'ho recensito di recente, l'ho comprato l'ultima volta che sono stata a Londra a gennaio, non mi è piaciuto particolarmente, però penso che possa essere un buon esercizio per chi vuole leggere in lingua, e quindi andiamolo in biblioteca, anche perché in biblioteca qui non hanno tantissimi titoli in lingua. E l'altro è Love from Boy, sono le lettere di Roald Dahl a sua madre. Questo l'ho utilizzato insieme ad un'altra serie di titoli che ora vedrete per scrivere la mia tesi di laurea in lingue, la seconda laurea in lingue che ho preso
nel 2018, no, 19, 2019, ragazzi, sto diventando vecchia, probabilmente l'estate non mi aiuta a concentrarmi. Comunque sì, era ottobre del 2019. No, era ottobre del 2018. Sto diventando veramente vecchia. Era ottobre del 2018, ok. Ottobre 2018, in ogni caso mi servivano dei libri perché la tesi l'ho fatta su Roald Dahl e quindi avevo anche questo. Poi, Un filosofo al cinema di Umberto Curi è un libro che veramente stava qui in degenza nella mia libreria da tempo immemorabile. Sono riflessioni, sono analisi di film fatte da un filosofo, appunto Umberto Curi. Carino, molto interessante. Dove lo metto? Mettiamolo di qua. Shakespeare scriveva per soldi di Nick Corby, libro che appartiene alla serie Libri che parlano di libri, Nick Corby che racconta le letture che lo hanno entusiasmato nella vita. Sempre libri che parlano di libri, come leggere uno scrittore di John Freeman, che è il famoso Freeman americano, e sono delle interviste a tantissimi scrittori contemporanei, cioè Toni Morrison, David Foster Wallace, Margaret Atwood, McEwan, appunto, De Lillo, Ishiguro, Paul Auster e tanti altri. L'ho letto questo, mi è piaciuto, però è un libro un po' datato, quindi le interviste a questi scrittori si fermano a qualche anno fa. Nel frattempo hanno pubblicato delle altre cose e non è proprio aggiornatissimo. Ecco. Saggio sul mondo della scuola, Giovanni Flori, sull'ultimo banco, perché insegnanti e studenti possono salvare l'Italia. Non mi voglio dilungare su questo argomento. Massimo Recalcati al libro aperto. Una vita e i suoi libri. Sull'esperienza di lettura di Massimo Recalcati. Ultimamente Massimo Recalcati non mi sta simpatico. Non mi sta simpatico. Così come ho un rapporto molto molto controverso con Paolo Crepè, che dovrebbe essere Crepè, giusto? Sì, La gioia di educare. Questo è un libro Einaudi che raccoglie tre titoli di Crepè che sono Non siamo capaci di ascoltarli, voi, noi, i figli non crescono più. Anche questo non è proprio un libro recentissimo, comunque io non sono d'accordo con tutte le posizioni che assume Crepè, perciò va bene così. È carino invece Vinicio Ongini, Grammatica dell'integrazione, lui è un maestro e racconta della scuola, del mondo della scuola e in particolar modo di come far sì che le relazioni tra italiani e stranieri possano essere sempre più integrate. Allora, il libro è sicuramente interessante, ma raccoglie tutta una sua serie di esperienze personali nell'ambito della scuola. Per chi vuole conoscere come funziona questo mondo, sicuramente è un buon libro, perché ci lavora dentro. Anche in questo caso sono cose che vivi nella quotidianità tutti i giorni. Ah, poi c'è questo libro. Questo è il libro del National Geographic Thailandia, le edizioni del National Geographic come guide. Io non le amo particolarmente, preferisco quelle della Lonely Planet. Comunque avevo comprato questo quando avevamo pensato di andare in Thailandia in viaggio di nozze, poi alla fine siamo andati in Indonesia e mi è rimasto a casa. Siccome appunto andare in Thailandia non è una delle priorità e in ogni caso il libro non è delle edizioni che preferisco, sicuramente farà la felicità di qualcuno che vuole sognare di andare in Thailandia e lo prenderà in biblioteca. A proposito di Massimo Recalcati, un altro Contro il sacrificio, al di là del fantasma sacrificale, questo mi era piaciuto quando l'avevo letto, ora sinceramente non mi ricordo più nulla. Quando mi succede questa cosa, vuol dire che c'è qualche cosa che non va. A proposito di quella mia tesi, che vi dicevo che alla fine abbiamo capito che è stata discussa nel lontano ottobre del 2018, una serie di altri libri che ho utilizzato per scriverla, Roald Dahl, Il cantastorie di Goffredo Fofi, è una monografia dedicata proprio a Roald Dahl, tutto, vita, morte e non miracoli di Roald Dahl. Logica della fiaba di Michele Rack, questo è un saggio, un classico edito Mondadori sulle caratteristiche delle fiabe. Però l'ho trovato molto, questo qui, l'ho trovato molto accademico e molto poco fruibile, come uno di quei libri scritti solo per addetti ai lavori. Ecco, non mi è piaciuto moltissimo. Mentre ho trovato interessante Roald Dahl, La radicalizzazione dell'innocenza, che è un saggetto di Lia Pacinotti, dedicato proprio alla figura di Roald Dahl e in particolar modo al suo rapporto con il narrare l'infanzia, che cosa significa essere l'innocente, cos'è l'innocente per Roald Dahl. E poi siamo sempre qui con La letteratura per l'infanzia di Boero De Luca, questo è un volumone proprio da studio per i corsi di letteratura per l'infanzia.
C'è qualche altro romanzo qua sotto? Sì, siamo al finire, sono gli ultimi tre. Allora, no, questo non è un romanzo. Una vita da lettore di Nick Corby praticamente fa la coppia con Shakespeare scriveva per soldi, che è quello che vi ho fatto vedere prima. Comunque sono sempre le letture che fa Nick Corby e racconta la sua vita attraverso i libri che ha letto. E questi invece sono due romanzi, Una ragazza lasciata a metà di Emir McBride. Il libro Safara Editore è una storia molto dura, molto forte, si parla di violenza, di abuso. E Emir McBride, fra l'altro, scrive, lei ha questa caratteristica della scrittura che ne fa un po' la sua nota distintiva, però non è semplicissima da leggere, perché lei ha una scrittura molto molto spezzata, utilizza tantissimi punti, i periodi sono brevissimi, a volte sono solo aggettivi o nomi separati da un punto fermo, e quindi il ritmo è molto molto sincopato. È una sua caratteristica che la contraddistingue come scrittrice, e penso che possa essere molto bello conoscerla per altre persone. E poi l'ultimo è Dolore di Zeruiah Shalev. Lei è un'autrice israeliana molto apprezzata, amata anche da Eskol Nevo, che è uno scrittore israeliano che a me piace molto, e anche in questo caso ci racconta di una storia piuttosto dura, donne, abuso, insomma, sono temi che purtroppo conosciamo bene. Ok, ho terminato, ve li ho fatti vedere tutti, oggi è stato un video così, un po' casareccio, un po' discorsivo, va bene così. Fatemi sapere se c'è qualche titolo che vi ha incuriosito. Nella vostra libreria avete dei libri che volete portare via perché non vi interessano più? Valutate l'ipotesi delle biblioteche oppure dei libri scambio, perché possono essere dei modi buoni per continuare a far vivere i libri anche al di fuori delle pareti di casa. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!